E in questo periodo di blocco del traffico e delle attività produttive, Arpa Umbria sta portando avanti un particolare studio sugli agenti inquinanti. Intanto il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale svela i motivi dell'aumento anomalo delle PM10 registrato in Umbria nei giorni scorsi. Sentiamo Nuovi controlli sui filtri in città per comprendere meglio la composizione degli agenti in atmosfera. Anche ARPA Umbria si adatta al periodo di chiusura delle attività e del traffico e in questa fase punta a sfruttare il blocco delle auto e delle industrie per ulteriori approfondimenti in materia ambientale. E intanto il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale svela il motivo dell'anomalo aumento delle PM10 in Umbria registrato nei giorni scorsi. Si tratta, come spiega il sito ufficiale dell'Agenzia, di polveri provenienti dai deserti asiatici e confinanti con il Mar Caspio un fenomeno che ha coinvolto le regioni del nord Italia fino al centro, alla Toscana e all'Umbria. Siamo di fronte a un evento raro, spiegano i tecnici, visto che di solito l'Italia è attraversata da sabbie subsahariane, mentre in questo caso si tratta di polveri provenienti dall'Asia e di origini naturali, visto che l'incremento ha riguardato le PM10, mentre il PM2,5 è aumentato poco, segno che le polveri di questi giorni hanno dimensioni maggiori. Oltre a seguire l'evento, Arpa Umbria in questi giorni di chiusura sta portando avanti nuovi studi. È un periodo molto particolare, spiega il direttore generale Luca Proietti, perché circolazione veicolare e industria sono fermi. Nella disgrazia che tutti noi viviamo, per ARPA è un lasso di tempo da analizzare perché potrebbe essere preso a campione per capire al meglio le dinamiche dell'inquinamento. Gli studi di questi giorni potranno poi essere comparati a quelli relativi al periodo di ripresa delle normali attività. In particolare stiamo portando avanti delle analisi sui filtri che ci permetteranno di comprendere meglio la composizione degli agenti in atmosfera in queste particolari condizioni. Il calo del traffico e lo stop alle industrie non significano necessariamente meno PM10, visto che la presenza di queste polveri è dovuta circa al 60% dai riscaldamenti domestici, poi vengono auto e aziende con uguale impatto. E questa mattina la